Si chiama Henry Bennett, è un uomo di 26 anni di età di Bluefield, nel West Virginia, e avrebbe detto ai poliziotti che si sarebbe trattato semplicemente di un caso di identità errata. In realtà l'uomo avrebbe, diciamo così, tentato di fare sesso con la bimba, una bimba di soli 3 anni di età. In particolare, ripeto che avrebbe detto: l'ho scambiata per mia moglie. Un pedofilo dunque sarebbe stato accusato di un reato grave come la pedofilia e pensate che sarebbe stato ovviamente condannato. E la condanna sarebbe arrivata in primo grado a 270 anni di reclusione in carcere. Sembra incredibile, ma purtroppo, per fortuna, direi più che per fortuna, è vero. Nel lungo controinterrogatorio gli è stato chiesto dal procuratore come fosse riuscito a confondere una bimba di 30 kg per la moglie April. Bennett avrebbe detto: ero sdraiato sulla schiena, pensavo che fosse April, e quando ho rotolato su di lei ho urlato. Insomma, una storia incredibile, paradossale, assurda, quella che ci giunge dall'estero. Il video termina qua, un saluto, iscrivetevi al prossimo video dal narratore italiano.